Video, io adesso avrei fatto la pasta così per caso per gioco, ho fatto tonno, olive e mais, volevo aggiungere, poi l'ho lasciato stare. Eccola qui, già pronta. Ora farò una cosa che mi sono inventato adesso. Ho preso il sugo già pronto alla messicana, funghi, prezzemolo e latte e voglio provare un esperimento. Se ci riuscirò, beh allora posso andare veramente a lavorare a Parigi come una volta. Qui mettiamo l'olio di oliva, anzi subito gli ingredienti, funghi, il suo olio dei funghi, qui mettiamo un sugo pronto alla messicana, qui aggiungiamo, vediamo se riesco a filmare un po' di pasta che ho già fatto con un altro sugo, quindi qui sono circa 3 modificato la pasta, praticamente ho inserito due paste insieme, capisci? Due sughi insieme. Vedi? E vediamo come viene. Quindi abbiamo due prodotti di pasta che sembrano due sughi uguali, invece sono uno insieme a un sugo ad altro, ecco. Un sugo alla messicana insieme a un altro sugo col tonno che ho impostato io. Guardate come io faccio adesso tutto un mix qua, no? Poi facciamo vedere subito intanto un impiattamento. Buonissima questa pasta, si vedono tutti i colori, boh, è uscita un po' brunicata, era tanto per far vedere, ecco, guardiamo insieme, che pasta, guardate il mais, perfezione top, questa è perfezione al top, è che io non la mangio perché ho messo troppo ingredienti di olio piccante. Mais, ma a chi piace è buonissima. Buonanotte.